Jadran Trieste che riparte con in campo Ban, Moruzzi, De Petris, Diviak e Batic per Pordenone, Varuzza, Di Prampero, Visentin, Colamarino e Michele Ferrari. Grazie all'ultimo tiro del primo quarto effettuato da Capitan Colamarino, Pordenone si trova avanti di un punto, 13-12. Diamo la possibilità a coach Starnoni di dare un'occhiata alle statistiche. Io ne approfitto per fare un velocissimo saluto a Giampaolo, nostro tifosissimo che ci segue anche da Londra. Ciao Giampaolo, continua a seguirci. Palla sotto per Michele Ferrari, si libera della marcatura di Moruzzi, buona la circolazione di palla, Giulio metti una tripla, non va. Per il momento Giulio è 0 su 3 dall'arco e 1 su 2 nei canestri invece da dentro l'arco dei tre punti. Diviak, ottima iniziativa personale di Marco Diviak, più 1 per Trieste, Varuzza, sfortunata la conclusione di Matteo. Palla per De Petris, Visentin gli nega la via del canestro. Ottima la difesa dell'ex Padova. Cambio per Jadran, dentro Mattia Batic e fuori Daniel Batic. Cambio in famiglia. Il neoentrato si occupa subito di Varuzza. Federico Di Prampero, su di lui Moruzzi, taglia e riceve Colamarino, si spazia. Ottima tecnica. Passo ad incrocio, palla sulla mano sinistra, semigancio. Baby hook, mano sinistra, non male. Diviak per Mattia Batic, di nuovo per Diviak, palla fuori per Moruzzi. Sistema i piedi, è completamente sbagliata la mira e Varuzza, violazione di passi. L'arbitro Fabio Poletti fischia violazione di passi, pronto a ritornare in campo Palombita al posto dello stesso Matteo Varuzza. Schema 4 per lo Jadran, palla nelle mani di Alfredo Moruzzi, su di lui Giulio Colamarino, riceve Diviak, giocherà probabilmente in uno contro uno, si spazia molto bene Diviak, interessante questa sfida Dario tra Ferrari e Diviak. Sì, per il momento Diviak sta giocando spalle a canestro, cioè portando Ferrari vicino al ferro dove si sente ovviamente più sicuro. Ma vedrete che Michele non permetterà troppo le ricezioni spalle a canestro. Secondo bella battaglia. Fallo personale, sì, per Borut Ban, mi sembra che abbiano fischiato a lui il fallo. Pronto a rientrare in campo Martin Ridolfi, Palombita per Visentin, consegnato nello stesso per Palombita. Ferrari richiama su di sé caro De Petris per poi batterlo e costringerlo al fallo. Richiamato in panchina Bordban, che deve aver preso Dario una botta, una contusione, perché tira leggermente la gamba. Come preannunciato, dentro al suo posto Martin Ridolfi, 10 i secondi per Palombita e compagni per andare al tiro. Rinuncia alla tripla di Prampero, palla scippata dalla difesa di Trieste, forse poteva anche tentare il tiro dalla lunga distanza Federico, ci ha rinunciato invece. Ecco qui di nuovo duello tra Ferrari e Diviak, palla fuori e passaggio completamente sbagliato da De Petris che era stato servito da Diviak e c'è coach Vatovec che è, diciamo, arrabbiato nei confronti di De Petris, lo richiama immediatamente in panchina e rimanda in campo l'esperienza di Peter Franco.
C'è un cambio anche PN, esce Federico Di Prampero e entra Toscano alla prima sua comparsa in questa partita. Sì, ancora Dario non al meglio della condizione fisica, ma speriamo che quel 70-80% che può dare stasera aiuti Pordenone a raggiungere una vittoria importante. Un secondo per andare al tiro, lo fa, eccolo Toscano, non va, tap out di Colamarino. La palla però finisce nelle mani di Martin Ridolfi, più uno per chi attacca. Circolazione per linee esterne, Moruzzi, su di lui Toscano. Violazione di palla accompagnata per Alfredo Moruzzi. Sorrido perché preferisco non dire nulla, ma semplicemente sorridere. Sorridiamo in due allora, Simone. Ecco, palla nelle mani di Palombita. Michele Ferrari sale per ricevere Colamarino. Palla nelle mani di Toscano. Ferrari punta Peter Franco, sbaglia. Ma è sbaglia di nuovo Michele Ferrari, peccato perché aveva battuto il diretto avversario con estrema facilità. Diciamo che le peculiarità, i pregi di Peter Franco sono tutti tranne quello della velocità, e quindi da questo punto di vista Michele Ferrari ha sicuramente un vantaggio su di lui. Arriva comunque la tripla di Trieste, massimo vantaggio se non ricordo male, Dario, 19-15 ora per sì. Lo Iadran. Colamarino fa tutto da solo, arriva una mannaiata ai danni di Visentin. Mi sembra, Dario, che Pordenone tenti più per iniziative personali che con un gioco di squadra di andare a canestro, ecco. Purtroppo la transizione oggi non viene sviluppata, o per merito di Adran o perché veramente non stiamo correndo, quindi giocare contro difesa schierata sta diventando problematico, anche perché entrare nel verde, nel pitturato lì è veramente un'impresa, perché loro fisicamente chiudono proprio tutti gli spazi. Ora è Visentin su Divia e arriva un'altra tripla triestina. Martin Ridolfi, massimo vantaggio Iadran, 22-15. Michele Ferrari per Colamarino, palla in post basso per Palombita, servito Toscano che forse fa un palleggio in più e perde il vantaggio che aveva in termini di tempo e di spazio. Mattia Batic, Ferrari su Divjak. Arriva un contatto che molto probabilmente era falloso, non è d'accordo la signorina Elena Colazzo. Arriva il time out, ora chiesto da coach Ciocca. Quali le indicazioni secondo te che Cece darà durante questo time out, Dario? Ma non ne ho la più pallida idea, Simone, perché in questo proviamo momento a immaginare, insomma, dirà qualcosa secondo te più dal punto di vista del offensivo o difensivo? Ma credo che sia un po' generale sull'approccio, sull'atteggiamento, mi sembrano così un po' sopiti, non li riconosco, insomma siamo abituati a vedere PN ogni primo quarto, nel secondo quarto, quindi comunque dei momenti di guizzo ce li ha. In questo momento non siamo saltati sulla sedia e quindi un po' questo ci manca. Speriamo che Coach Oka riesca a far tirare fuori un po' di, come dire, pepe nelle ali del PN. Sai cosa, Dario? Adesso mentre tu parlavi guardavo il punteggio. Insomma, sono 22 punti subiti da Pordenone, sono tantini e sono pochi quelli realizzati, perché 15-22 a 4 minuti all'intervallo da parte di Trieste, che ha il peggior attacco, viaggia con 60 punti di media. Questo la dice proprio tutta, Simone. Mattia Batic per Martin Ridolfi, quasi scippo da parte di Palombita, si prende il tiro, Divjak non c'è, Ferrari è già dall'altra parte, Palombita punta, Peter Franco scarica la palla quando poteva
probabilmente andare a concludere da solo. Corsia sinistra presa da Colamarino, arriva un fallo fischiato dal signor Fabio Poletti, rimessa dal fondo. E secondo fallo personale per Ridolfi. Toscano per Visentin che fronteggia il canestro, Franco gli dà due metri abbondanti. Colamarino non va, la palla finisce nelle mani inizialmente di Ferrari, ma poi è più lesto di tutti Ridolfi. Mattia Batic, lob per Divjak. Moruzzi non va, e arriva Petar Franco da fuori l'aria a guadagnare un rimbalzo. Mattia Batic tripla, non va, altro rimbalzo di Moruzzi che con un po' di mestiere ma sicuramente in modo legale riesce a strappare il pallone a Michele Ferrari. Divjak 4 secondi per andare al tiro, lo fa lui, grande tecnica di Marco Divjak. È il punteggio, Dario dice 24 credo, sì, a 15, nuovo massimo vantaggio per Trieste. Il pubblico di casa riconosce il momento difficile dei ragazzi di Coach Ciocca e cerca di incitarli. La forbice si sta dilatando, se non facciamo canestro. Airball di Vittorio Visentin, c'è stato un fallo a punire Daniele Toscano. Cambio per Trieste, dentro di nuovo Daniel Batic al posto di Alfredo Moruzzi, che deve sicuramente, Dario, riprendere un po' di confidenza con il campo. Schema numero 3 chiamato da Batic, palla servita all'altro Batic. Divjak lontanissimo da canestro, ora Ferrari opposto alla guardia triestina. Simpatico siparietto di coach Vatovic che dice al proprio giocatore: stai fuori dalla linea da tre, che eri pronto con piedi e mani. Condividi, Dario? Condivido perché su questa palla doveva star fuori dall'arco per ricevere lo scarico. Finalmente subiamo un fallo su questa penetrazione decisa, ben fatta da parte di Daniele Toscano. Arriva il fallo della difesa. Richiamato in panchina Petar Franco, di nuovo in campo Carlo De Petris. 24 per chi difende, 15 per chi attacca in questo momento. Daniele Toscano in lunetta, a segno il primo tiro libero. Spezza questo parziale di 12-2 Simone che avevamo subito, e quindi un punticino in saccoccia. 1-2. Divjak strappa rimbalzo. Jadran in attacco, schema 3 chiamato da Daniel Batic, sale e riceve Mattia Batic. Violazione di passi in partenza. E time out richiesto dalla panchina ospite, 24 per lo Franco Robert Trieste, 16 per la Friuladria Pordenone. Dario? Ma ancora non abbiamo trovato veramente lo sprint che ci permette di fare quei break importantissimi, e quindi non so, vedo Jadran sta facendo il suo gioco fatto di penetrazioni, giochi a due, penetra e scarica, e tutto sommato stanno producendo discretamente, si stanno chiudendo molto bene in difesa, quindi non lasciandoci spazi sia nella transizione ma soprattutto nelle penetrazioni, nei giochi interni. Concedono un po' il tiro da fuori, ma purtroppo noi non abbiamo una grande percentuale. E quindi questo è. Quindi entriamo in campo, manca 1:32,
speriamo di avere un guizzo adesso e di rubare qualche pallone. Beh Dario, 1:32, insomma, ci sarebbe la possibilità di fare delle buone difese e di ridurre sicuramente il gap che ci distanzia ora da Trieste. In campo Pordenone con, scusate, con la Marino Varuzza, Palombita che si prende la tripla, non va. Bravo Daniele Toscano a seguire la traiettoria del tiro. Ferrari fuori per Colamarino, Giulio per favore mettici una tripla. E arriva finalmente la firma dai 6,75 del capitano. Meno 5 ora per Pordenone, Palombita quasi a recuperare il pallone, violazione di passi, condivido, ottima la decisione ora dell'arbitro Elena Colazzo. Dario, mentre tu settimana scorsa combattevi contro l'influenza, Palombita ci ha regalato due recuperi simili a quello che stava compiendo anche qui, consecutivi, il secondo concluso con fallo e canestro per la gioia di tutto il pubblico del forum. Guardiamoci la tripla di Palombita, non va. Oggi polvere bagnate per il nostro amico Palombita. Daniel Batic, serve De Petris, buona la difesa di Michele Ferrari che gli chiude la luce. Arriva un fallo con la palla già nelle mani di Matteo Varuzza. Anche in questa azione la difficoltà che ha avuto Michele a fare questa transizione, di solito questa cosa la fa in maniera molto naturale, non perde palloni in palleggio. Così. Scusa Dario, nel frattempo manca lucidità. Sì, fuori Ridolfi, dentro Borut Ban. 29 secondi all'intervallo. Sbaglia il primo tiro libero Michele Ferrari. Iadran che aveva già esaurito, che ha già esaurito il bonus, mentre Pordenone ha soltanto un fallo di squadra. 0 su 2 per Ferrari. Batic per l'altro Batic, palla recuperata da Pordenone, c'è la possibilità di andare in contropiede, arriva l'errore di Michele Ferrari. Palombita gli aveva messo un pallone, Dario, non nelle mani, nei polpastrelli. Da quarterback, da veramente questo lancio. 26 metri di passaggio. Perfetto. Non è stata facile la ricezione perché era girato Ferrari, anche abbastanza dinamica, e non è riuscito a correggere un po', a tenere la palla nel ferro. Toscano per Colamarino, sono 6 secondi per andare al tiro. Si smarca Palombita, vuole lui farlo. E fa bene a voler la palla perché attira su di sé l'aiuto. Palla scaricata a Michele Ferrari che finalmente realizza un canestro importante perché rappresenta il meno 3. Time out per coach Walter Vatovic, 24-21 per la propria squadra, 2 secondi e 10 all'intervallo. Michele Ferrari in lunetta con la possibilità, Dario, qualora segni, di firmare il meno 1. No, anzi, scusami, il meno 2 perché era un tiro solo supplementare. 2 secondi al termine.
Non va a segno la preghiera di Marco Divia, che termina il primo tempo 24 Franco Robert Trieste 22 Friuladria Pordenone. Appuntamento tra poco per il secondo tempo.